Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlarti dei 7 step per progettare un impianto in pompa di calore. Prima di scendere nel dettaglio di questo video voglio chiederti di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina. Per te è totalmente gratuito, per noi è molto importante per poterti portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Scendiamo ora nel concreto. Quali sono i 7 step per progettare un impianto in pompa di calore? Il primo step è sicuramente il calcolo dei fabbisogni, calcolo delle potenze di ogni singolo ambiente che ti permette attraverso un software di calcolo di capire qual è la potenza necessaria a quell'ambiente per mantenersi nella temperatura di comfort. Ovviamente dipende dalla tipologia di edificio, da quelle che sono le dispersioni per trasmissione legate alla tipologia delle strutture e per ventilazione legata alla tipologia appunto di edificio e di destinazione d'uso, ma il risultato finale è quello di arrivare a una potenza di un determinato ambiente attraverso un software certificato dal CTI. Molto importante, ed è lo stesso software che puoi tranquillamente utilizzare o che magari stai già utilizzando per fare i certificati energetici. Il secondo step è il dimensionamento dei terminali. Stiamo per esempio decidendo di installare dei radiatori in un ambiente residenziale? Bene, andiamo a dimensionare quelli che sono i terminali in quel determinato ambiente di cui abbiamo la potenza attraverso appunto le schede tecniche dei radiatori, dei software di calcolo e di dimensionamento che permettono di selezionare il terminale corretto sulla base delle temperature ipotizzate come mandate e ritorno e della tipologia appunto di terminale. Benissimo, però quello che dobbiamo fare è, dopo aver calcolato il fabbisogno, la potenza di quel determinato ambiente, andare a dimensionare il terminale. Il terzo step è quello di scegliere la taglia corretta della pompa di calore, che nulla c'entra, o almeno non è strettamente correlato al calcolo del fabbisogno dei terminali, perché quando progetto un impianto in pompa di calore, quello che oggi faccio è andare a vedere comunque quella che è la firma energetica o eventualmente, in casi più specifici, particolari, ma si tenderà ad arrivare lì nel futuro, è il calcolo dinamico orario. E quindi attraverso queste due tipologie di calcolo vado a scegliere la taglia corretta della pompa di calore. Il quarto step è quello di andare a dimensionare le tubazioni. Come faccio? Attraverso il calcolo delle portate. Attraverso delle formule basi semplici dal fabbisogno del terminale, dalla potenza che mi eroga quel determinato terminale, vado a calcolare la portata e dalla portata vado a calcolare il diametro corretto delle tubazioni andando a imporre delle velocità limite che il fluido termovettore deve avere all'interno di quelle tubazioni. Il quinto step è quello di andare a calcolare le perdite di carico. Perdite di carico che possono essere di tipo distribuito o di tipo concentrato. Qual è la differenza, in poche parole, tra queste due perdite di carico? Beh, le prime sono legate allo scorrimento del fluido termovettore all'interno delle tubazioni. A seconda delle velocità ci sono determinati coefficienti di attrito che generano appunto delle perdite di carico distribuite. Quelle concentrate sono determinate dal passaggio del fluido termovettore attraverso delle particolari accidentalità, che siano curve, che siano valvole, che siano restringimenti, allargamenti, eccetera. Ogni tipologia di accidentalità ha delle determinate perdite di carico che possono essere tabulate o espresse attraverso un coefficiente che è il KV. La somma delle perdite di carico distribuite più concentrate mi dà quelle che sono le perdite di carico complessive del mio circuito. Il sesto step è quello di andare a verificare che il circolatore presente all'interno della mia pompa di calore riesca a soddisfare la portata calcolata per quel determinato impianto e riuscire a vincere quelle che sono le perdite di carico calcolate. Se vediamo che quel circolatore non è sufficiente, ovviamente dobbiamo adottare delle strategie, che possono essere separatori più altre pompe di rilancio, per andare a soddisfare i requisiti del punto di lavoro di quel determinato impianto. L'ultimo step è quello di andare a dimensionare le sicurezze del mio impianto, che possono essere la valvola di sicurezza, che possono essere i vasi di espansione, attraverso delle semplici formule che permettono, sulla base delle temperature medie del fluido, di andare proprio a dimensionare tutte queste sicurezze.
Bene, ovviamente per approfondire tutti questi dettagli abbiamo creato un percorso di formazione che è il percorso completo di progettazione impianti, di cui ti lascio il link in descrizione proprio a questo video, e ti invito di andare a verificare e vedere tutto quello che è il programma se sei interessato a capire come si possono progettare in maniera anche semplice e veloce queste tipologie di impianti. Per questo video è tutto. Prima di salutarti, ovviamente ti invito a mettere un like a questo video se l'hai trovato interessante, a iscriverti al nostro canale YouTube e attivare la campanellina, perché in questo modo potremo portarti contenuti sempre nuovi sulla termotecnica e non solo. Ciao!